Ciao ragazzi a tutti, sono Ian, bentrovati in questo nuovo video. Oggi mi sento in vena di meta, in vena di super meta, e quindi ho piccato Tristana, che al momento è la di carry più forte del mondo intero. Anche se è stata un pelo nerfata la E, ma proprio un pelo, cioè se ne sbatte, nel senso è troppo troppo forte. Comunque ragazzi, volevo chiedervi, quando preferireste il sub day? Allora, sarà domani il sub day, per chi non sa che cos'è, l'ho detto anche nel video di ieri, è una giornata dedicata a giocare con voi. Se siete subscriber di Twitch, ovviamente avrete la precedenza su tutto quanto, però farò anche con gli spettatori normali, ok? Per diventare subscriber di Twitch dovete o pagare $2.50 per fare il sub, oppure farlo gratis con Twitch Prime. In caso, comunque, vi allego sotto il link per fare il sub gratis con Twitch Prime, vi allego anche il mio canale Twitch. Adesso volevo chiedervi, domani che è sabato, quando volete farlo? Cioè, quando vi andrà più comodo? La sera dalle 8 alle 11, o il pomeriggio dalle 3 e mezza fino alle 7, dalle 3/3:30 fino alle 7? Per favore scrivetemi nei commenti l'orario che preferireste e se ci sarete. Voglio un botto di commenti, ragazzi. Tutti quelli che ci saranno, voglio che scrivate sì, io ci sarò e preferisco quest'ora a quest'altra. Insomma, fatemi sentire la vostra opinione. Adesso spacchiamo il culo a questi tizi. Allora, ho una Zyra support, il che è un po' inusuale, visto che voi sapete che il meta support attuale è l'Ardent. Quindi, insomma, cioè, tipo Karma sarà molto più influente di Zyra. Però Zyra rimane comunque sempre un pick molto molto aggressivo. Quindi qua ci sarà Karma sicuro, 100%. Guarda qua, eccola qui, lo sapevo. È normale, però io devo avvicinarmi un po' ai minion per fargli danno. Allora, diciamo che questa lane non è che sia bellissima per me. Tristana è forte e tutto quanto, però Karma è molto oppressiva e diciamo che a Zyra non dico che gli faccia un po' il culo, ma comunque rompe parecchio il cazzo. E tra parentesi, anche Sivir è bella rompicoglioni, perché il suo shield, il suo scudo si para la nostra E. Come sapete, la E di Tristana è una bomba che mettiamo letteralmente addosso al nemico. E oddio, tanto che è Ezreal jungle, sì. È una bomba che mettiamo addosso al nemico e più auto-attacchi gli diamo, più farà danno quando esploderà. E giustamente, quando esplode, lei può shieldarsi dall'esplosione, quindi un po' me. È un po'... Ok, giusto un po' di danno, perché... Madonna santi, i danni che ci hanno fatto. Madonna, Karma... Karma Sivir sono veramente toste. Karma Sivir sono veramente toste. Però non è un problema, ragazzi. Tristana è molto... Vabbè, vaffanculo. Tristana è molto forte, perché comunque ha 2 item/3... È più forte di tutti quanti, di tutti gli AD carry. Di qualunque AD carry lei è più forte. Cioè, basta che prendiamo Static Shield, Infinity Edge, Rapid Fire Cannon e possiamo spaccare chiunque. No problema. No problema. Il game è sempre aperto quando c'è Tristana, ricordatelo. Il game è sempre aperto quando c'è Tristana. È veramente un ottimo pick, un ottimo carry. Qua potremmo far qualcosa, eh. Se Zyra prende una bella E... Ho sbagliato. Non hai nulla? Io le flash, va bene. Ha usato io le flash. Io ho anche sbagliato la bomba. Ho sbagliato la bomba perché l'ho tirata su Karma anziché su Sivir. Però nella foga lì, cioè, mi sono lanciato in mezzo, non avevo vision, quindi non ci potevo fare molto. Prendila. Ok, diamo un po' di auto-attacchi. Ok, perfetto, facciamo un po' di danno. La bomba l'ho buttata su Karma perché era l'unica su cui arrivavo, quindi proprio non potevo. Lei non ha né flash né heal, però, attenzione, perché senza flash e heal ci rischia la morte. Stiamo attenti, prendiamo questo. Ah, volevo tirargli l'autoattacco. Se tiravo l'autoattacco qua era tanta roba. No, non ce la faccio. Ora sì. C'è... Oh cazzo, c'è Ezreal. Devo flashare. Devo flashare perché con il red è un problema. Oh, quasi, quasi. Ok. Dai! Ah, va bene, va bene, va bene. Ho usato l'heal per speedare, per far dare l'ultimo attacco a qualcuno.
È stato Zyra, perfetto. Va bene, va bene, va bene. Non voglio raccogliere ancora, c'ho pochi minion. C'ho pochi minion e sinceramente volevo farmi la BF come primo item. BF è molto forte come primo item su... Ok, qua tiriamo una bombetta così prendiamo tutti. La BF è molto forte come primo back su Tristana. Però mi sa che non ce la farò. Sta arrivando Zed. Ah, porco due, devo prendere lo sto minion. Ok. Devo prenderlo quel minion. Ora. Dimmi che non hai 6. Ok, 6 non ce l'ha. Non mi ammazzi. Non mi ammazzi. Beh, così mi ammazza. Forse no. Nice! Non mi ha ammazzato. Ok, Flash Ignite. È abbastanza worth. È abbastanza worth. È abbastanza worth. Cioè, non per la povera Karma, ma... Allora, dai, tiriamoci via sto robo e ci prendiamo questo. Sono costretto a farlo. Ho bisogno di più attacco di Karma. Sì, di Karma, di Sivir. Guarda lei cosa si è presa. Si è presa tutta roba strana. Fuck my bet. Io l'importante è che mi sia salvato. Allora, io in questo caso ho detto... cosa vuol fare Zed? La W non ce l'ha. La E non ce l'ha. Cioè, la W non ce l'ha, quindi cosa può farmi? O fa Flash Ignite Q addosso... E quindi ho detto, vabbè, non uso ancora la W perché volevo baitargli il flash, infatti ce l'ho fatta. Però ho rischiato parecchio. Ho rischiato parecchio, parecchio. Ho rischiato davvero tanto. Vabbè, uno per uno, ci può stare. Vinco. Ok, exhaust. Lo sapevo che vincevo, sapete perché? Perché non aveva la... Mate. Si sta tankando tutti i minion. Sapevo che vinceva perché non avevo... Non aveva lo shield, quindi non poteva farsi la mia bombetta. Aveva sprecato tutto quanto. E quindi siamo presi un exhaust di Karma. Proprio easy, easy peasy. Perfetto. Nonostante io non sia un meno di carry, comunque queste cose le capisco, cioè. Bisogna stare attenti a Zed. Non ha l'ulti, eh. Vabbè, ce l'ha. O forse l'ha usata su TF. Potrebbero dirlo se l'ha usata o meno, cioè a me serve saperlo. A me serve sapere se Zed ult. A me serve sapere se Zed ha ultato. Qua non posso farci niente, perché la wave l'ho pushata. Non ho la copertura di Zyra, purtroppo. Ok, damogli un attacco. 81, non è male. 81 solamente? Quanto cazzo di armor ha? Io c'ho 116 AD. Dovremmo vincere al 6 noi, su Karma però, perché su Sivir non ce la facciamo, lei ha lo shield. A meno che non glielo bruciamo in qualche modo. Stiamo attenti perché... Oh, c'è Zed in nostra giungla, c'è Zed in nostra giungla, c'è Zed in nostra giungla, vieni con me. Oh, vieni con me. C'è Zed nella nostra giungla. TF è praticamente morto. Bisognerebbe wardare. Io voglio wardare qua perché con Zed lo faccio molto spesso di arrivare da dietro. Quindi potrebbe farlo anche lui, TF è morto. Oddio. Ah, flash. Sì, ma io sono al 6, al 5 ancora, Vorrei il 6. Zyra? Don't leave me. Cioè, non mi lasciare, solo per... Per tentare di farti qualche kill in mid. Ma io come faccio? Ma... Questo è un problema. Sì, abbiamo fatto 2 per 1, però... Come faccio adesso? Questa wave non la aprirò mai. O forse sì. Oh, che culo, meno male. Meno male che Tristana può fare queste cose. Cioè, più che altro, meno male che Karma non mi ha tirato la bomba in faccia. Sono tutti e due qua. Io sto farmando male, avrei bisogno del mio supporto, che purtroppo non viene. Vediamo se riesco a baitarla. Però ho già usato la R. No, non ho usato la R ancora. Lo sapevo. Ok. Ok, ora posso tornare a farmare, perché ho di nuovo un supporto. Prima non mi era concesso. Guarda che se prendi questa muore. Cioè se tu prendi quella ci muore. Burst Karma. Burstate Karma. Cioè basta Karma Zyra. Cosa sta facendo? Guardala, guardala.
Ma perché vieni qui? Guardala! Ma come giochi? Cioè, vabbè. Sta perdendo un sacco di tempo, cioè. Zaira, do something! Fai qualcosa, gentilmente! Vabbè. Vabbè, a parte fregarmi meno. Oh, alleluia! Minchia, ce l'abbiamo messo, eh? Ah, già che avevo già stato la E. Vabbè. Unlucky. Ci è arrivato Zeal da dietro. No, dovevamo farlo molto prima. Dovevamo farlo molto prima. Carta blu. Oddio, oddio, lul. Lul. Allora, ragazzi, qua purtroppo karma. Purtroppo Zaira ha fatto molto la pussy, perché se la facevamo prima quel lavoro, Zeal non veniva e avremmo vinto. Però, vabbè. Ha risolto TF con una sculata pazzesca, perché quella carta blu non si poteva vedere. Ma vabbè. Spero che Karma ora giochi un po' più aggressiva. Kane, tu hai una cosa chiamata R. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, io ho questa e questa. Sono grossino. Però se Zara si ricordasse che può bastare Karma in ogni cazzo di momento, magari. Se Zara si ricordasse che può farlo, sarebbe cosa buona e giusta. Ma sto pingando un po', però non mi ascolta. Non so se magari non è capace di giocare Zaira o cosa. Più che altro abbiamo bisogno anche di qualche ward. Allora, io ne metto una qui. Lei ce le ha? No, lei sta facendo una build discutibile. Una build un po' discutibile, diciamo. Ok, 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 e due split damage fatti, perfetto. Ops, ho alto tappato per sbaglio. Oh, c'è Zeal nella nostra jungle, c'è Zeal nella nostra jungle. Buona. Ah, ti ha inculato. Ti ha inculato, ti ha inculato. Vabbè, Zaira, torna qua, va. Buono, si sta fidando il TF. È abbastanza buono che si fidi il TF, eh. Mate, non troppo. Guarda Karma, guarda Karma, guarda Karma. C'è jungler? No. C'è Zed? No. Ragazzi, non capisco se Zaira non conosca il champion, perché tipo l'ha usata la prima volta oggi. E ci può stare, siamo in normal. Si provano i champion. Però. Aia, aia, aia. Ok, l'hai presa, ma purtroppo non possiamo prenderla lì. TF è quasi morto. Allora. Zaira use E on Karma, then ult. And I'll do the rest. E io faccio il rest. Guarda quanto è... Cioè, questa qua la puoi prendere in ogni momento. Letteralmente in ogni momento. Non possiamo farlo su Sivir, ragazzi, perché la sua special non ce lo permette. Quindi bisogna andare su Karma. Guardala, 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 Dio Bono. Perfetto. Buppi. Vedete, era così semplice, era così semplice. Era così fucking semplice. Sta arrivando Zed? Non lo sappiamo, però vabbè, Karma, sì, vabbè. Come si chiama? Sivir. Stava pushando, meno male. Ok, è strano che giochi così. Ok, Zed è andato, perfetto. Allora, io sono 2-1, ho abbastanza cose. Non posso andargli addosso, lei ha l'ulti. Cioè, se Karma la... Non push. Se Zaira la prende... Riusciamo a fare qualcosa. Se Zaira la prende. Ragazzi, Zaira non so cosa abbia in testa.
Perfetto. Oh, buono, l'ho fatto anche flashare. Non potevo continuare così tanto. Perfetto, perfetto. Forse qua ho sbagliato io. Era buono quello che avevo in testa Zyra, ovvero di lasciare Kane arrivare da dietro. Qua è stata colpa mia, ok. Qua aveva ragione lei. Possiamo divare? Non so dove è Zed. Mi servirebbe una ward più o meno in questo punto per vedere dove sta Zed. Però siamo in due ancora lì. Quindi tiriamo giù questa torre, dai. Sta arrivando Zed! Prendilo, 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 prendilo. Devo flashare. Minchia, l'ha distrutta. Dovevo flashare perché era più veloce di me e mi avrebbe massacrato. Cioè, mi avrebbe ultato addosso. No, me ne devo andare da qua. Me ne devo andare. I must go. Devo andare via, purtroppo. Mi ulta, alla ulta. Zed still ult. Non posso, non ho nemmeno il flash. Spero che lui riesca a difenderla, ma dubito, sinceramente. Ok, prendiamoci l'infinity. Vabbè, questa... Ah, ragazzi, la torre in queste case purtroppo si deve lasciare. Cioè, piuttosto che dare una kill, io sapevo che Zed aveva l'ulti. Sapevo che Zed aveva l'ulti. Io non avevo più il flash, quindi sarebbe stato inutile fightare. Non avevo nemmeno la... la heal, credo. Forse ce l'avevo, non mi ricordo. Però era impossibile da fightare. Allora, qua, in questa situazione che io ho perso la torre, Zyra potrebbe tranquillamente andare... Quanto mi ha tolto? Porca puttana, io non li faccio quei danni con Zed quando lo gioco. Che cazzo era? Io non li faccio quei danni con Zed. What the fuck? Cioè, what the fuck? Io non li faccio quei danni. Mamma mia, che danni impressionanti che mi ha fatto. Si vede che ha resettato la Duskblade nel bash, sì. Ha resettato la Duskblade nel bash, per quello. Altrimenti non me lo spiego, cioè. Altrimenti non me lo spiego proprio. Allora, in teoria non dovrebbe esserci nessuno qua da me, eh. Io sto andando avanti proprio perché so che non c'è nessuno, quindi... 1, 2, 3, 4. E andiamo via. Mi prendo il gold e me ne vado. Ora ci facciamo la statua. Quasi quasi mi faccio anche Ninja Tabi, raga. Che culo. Sto pensando di farmi Ninja Tabi perché Zed, madonna santa, sei grosso. Madonna santa, Zed è grosso. Però, boh, Tristan è uno di quei champion che ha bisogno della Berserker. Perché la sua Q ci dà un botto di speed. Se la massimizziamo ancora, è tanta roba. Can I red? Can I red? Posso prendere il red? Io chiedo, eh. Però non credo. C'è la forma assassin. A quanto pare non posso. Possibilità che io killi Zed? Nessuna, anche le Tabi. Proprio zero. Proprio zero. Avrà bisogno di qualcuno. Però a me sta bene, eh. Alla faccia dei danni, porco due. Alla faccia dei danni che mi ha fatto. Deathman Razor. Quando mi ha preso quella Q? Mi era apparso che non avessi... Cioè che non... Oh, vai! Non così però, oh mio Dio. Oh my god. Vabbè, non gli scrivo niente, però mamma mia quanto è scarsa. Oh madonna. Ah, quanto sono scarse. I need help. It's Zed, by the way. Don't leave me. Zyra. Zyra non mi deve lasciare non mi deve lasciare perché altrimenti ci schioppo ogni volta. Non ho modo di levarmi dalle palle. Cioè, posso ultarlo, ma... Dipende, dipende. Se lui mi ulta, io posso ultarlo e poi andare nella direzione opposta. Ma non neanche, perché lui viene dietro di me. Il problema è che lui con l'ombra arriva dietro di me. Quindi se lo ulto... Se lo ulto... Aia. Quindi se lo ulto, praticamente lo sparo dietro di me. E poi se vado lì con la... Con la R... Con la... Se vado lì con la... Lucky, non avevo la R. Qua avrei vinto con la R. Madonna i danni che fa sto tizio. We must group. And I need peel. Ho bisogno di peeling per forza. Però mi faccio le tabi, cioè mi fanno troppo male. Mi fanno troppo male. Non abbiamo un tank, neanche loro. Qua è proprio pura ignoranza brutale. Zyra, peel me. Ok.
saprà cosa vuol dire? Secondo me no. Secondo me non sa cosa vuol dire. Sì, però mi devi rispondere almeno. Zaira? Can someone here communicate? Cioè, ragazzi, stiamo giocando a un gioco di team. Non siamo i single player, eh. Se ne sbattono i coglioni, va bene. Se ne sbattono i coglioni. Andiamo a cercare Zix qua. Non lo prendiamo. Potremmo vincerla facile. Purtroppo abbiamo un jungler e un supporto che non dovrebbero stare qua. Cioè, dovrebbero giocare in altri ruoli a quanto pare. Dovrebbero decisamente giocare in altri ruoli. Dopo ci muoiono tutti. Boom. 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 Guarda, se gruppiamo ce la possiamo ancora fare. Il fatto è, gruppiamo. Dai, picchia sta torre, dai, su. Dai, almeno tradiamo qualche obiettivo. Se no, che facciamo? Niente. Se non tradiamo nessun obiettivo, siamo nella merda. Allora noi il Baron, almeno tentiamo di prenderci qualcosa, no? Spero di andare via. Porca puttana, Gromp di merda. Non ti ho attaccato. Andiamo back, va. Almeno una torre l'abbiamo presa. Qualcosa abbiamo fatto. Oh, non ci ha visto. Fammi mettere le tabi. E adesso ci mettiamo il rapid fire. Il problema è che io so già che dovrò pilarmi da solo da Zed. So già che dovrò pilarmi da solo da Zed. Kane, get ninja tabis, bro. No one speak here. They don't speak. They don't like to communicate. Non gli piace comunicare questi tipi. Questo non si può prendere. We can't. Cioè, non possiamo. Però stiamo andando lo stesso. Oh, che sfiga di merda. Che sfiga. Ah, adesso scrivi. Per scrivere lol lol what the fuck, però scrivi. Raga, non vinceremo mai. Comunque, cosa ha usato io le flash? Peccato. Gli avevo fatto tanto danno. Niente. Yasuo è lì che sta tirando dritto da solo. Ora fa anche bene, eh. A questo punto con un team del genere lo farei pure io. Dai, dai, è worth. Io ci posso morire, però almeno voi tirate tutto, dai. Perché hai flashato? Se non hai danno? Ma che cazzo? Ma raga, Kane sta giocando con i piedi. Vabbè. Kane sta giocando con i piedi. Io mi sono buttato lì in mezzo proprio per sacrificarmi. Ho detto, vabbè, tanto li tirano via tutti. Che faticaccio. Ecco perché non mi piace la di carry. Cioè, se hai un supporto che fa schifo, va che build che ha. Cioè, ci sta, ci sta la build che ha. Il problema è che i support con Ardent vanno adesso. Se volete giocare supporto, non giocate nulla tranne support con Ardent. O Alistar. Support con Ardent o Alistar. What's the plan? Push mid all? Cioè, io ho bisogno di protezione, non so se l'avete capito. Però non ci sia Zed qua. I need protection. Protection. I need protection. Zed è botlane, quindi possiamo andare avanti. Se Kane si degnasse di venire. Oh, gli ho fatto un po' di danni, eh. Buona. Oh, vedete. Easy. Zed è botlane che si fa i cazzi suoi. Aia. Devo andare via. Zed si fa penta qua. Purtroppo non abbiamo nessuno che ingaggi. Cioè, sì, ma non abbiamo i tank. Quello è il problema nostro.
Ah, Kha'Zix. Kha'Zix non me lo aspettavo. Vabbè, colpa mia, non dovevo fare sta merda. In effetti Kha'Zix non c'era. Kha'Zix non c'era in tutto ciò. Zed tira dritto lui. Minchia, è enorme. Death Dance. Ah, sì, la danza è enorme. Non ce la fa nemmeno Yasuo, probabilmente. No, non ce la fa Yasuo. Era un buon engage quello che abbiamo fatto, purtroppo... Morto. No, è mortissimo. Era un buon engage quello che abbiamo fatto. Purtroppo non abbiamo tank. E quindi non si può divare. Non abbiamo tank, non si può divare. Kane sarebbe dovuto andare Darkin. Non possiamo vincere senza tutte queste cose. Io devo sempre farmi peeling da solo. Cioè, non è giocare da di carry in questo modo. Questo è giocare da di carry a silver, a bronzo, dove la gente non sa. Ora mi sento come quando lo faccio io, non è bello. Mi sento come quello che faccio io. Zyra, this is not playing support, by the way. This is not playing support. Non è... This is not. We are just playing mage, doing nothing. Cioè, non sta facendo veramente niente. Non sto davvero facendo niente questa Zyra. Io ormai è andata, cioè non posso fare un cazzo. Nessuno mi pila. Tristana è forte se hai peeling, ma così no. Così no. Così proprio no. E il fatto che non mi risponde, quanto odio quando non mi risponde. Guarda che devo fare, cioè da solo. Devo farmi peeling da solo, perché non ho nessuno. Devo farmi peeling da solo perché non ho nessuno. I'm playing like this all game, because I'm alone. Cioè, te ne di conto, È tutto il game che sto giocando così, totalmente da solo. Le tabi mi hanno salvato il culo, by the way. Cazzo, mi faccio la Zonia. Io vorrei farmi la Zonia a questo punto. I know this. Certo, sure. Ovviamente. Che senso ha andare assieme se nessuno mi pila? No senso. Lo so che sto un po' salti, ragazzi, ma mi dà fastidio. Mi dà fastidio che la gente non capisca. Io posso capire se sei nab. Vabbè. Ma se ti dico che devi fare una certa cosa, perché devi fare di testa tua? Non si gioca così supporto. Ci sta a giocare i support aggressivi, non dico di no, ma non in questo modo. Cioè, fai i danni che può fare questa, eppure non mi fa. Il Baron è andato. Abbiamo 30.000 minion. A me non mi frega un cazzo della sconfitta. Il problema è che la gente non vuole ascoltare. Quello è morto. No, non è morto. Cioè, va che roba. Cioè, io giro così. Tentando di fare i peeling e quello fela tutte le spell e perde lo stesso e vince lo stesso. BG. Ragazzi, mi dispiace per il game di merda, ma purtroppo questa Zyra non aveva senso. Ma neanche Kane. Vabbè, comunque fatemi sapere per la sub day.